Sono passati 5 giorni da quando abbiamo messo piede in questo luogo assurdo. 5 giorni di studio, ma anche 5 giorni incredibilmente pericolosi. Cominciamo dall'inizio, però. Alle pendici dei Monti del Crepuscolo, poco distante da Volaterra e Rocca di Emersia, nel nord della Piana delle Ombre, sorge Castello Ulderna, un'antica fortificazione recuperata durante la prima colonizzazione di Emersia. È giusto ricordare, comunque, quasi tutto è vicino qui su Emersia. In un paio di giorni è possibile attraversare la gemma per la sua intera lunghezza. Alla guida di questo fortilizio, la casata Denaria, nello specifico con la figura del suo domine, Zirio Denaria. Il signore del castello non è stretto da un vincolo di diretta sudditanza nei confronti della casata Minerva, ma per tutta una serie di mosse politiche e diplomatiche del passato, la casata del Gufo ha deciso di concedere a Denaria questo castello e la possibilità di scandagliare la piana e le pendici dei monti alla ricerca di utili risorse. Va da sé che a seguito degli scontri durante la guerra dei portali, la guarnigione militare assegnata a questo avamposto sia stata notevolmente fortificata. Sono quindi proprio i membri di questa casata ad assistere allo schianto di un bizzarro oggetto sconosciuto all'interno dei propri confini. Dati gli avvenimenti recenti, decidono di non perdere tempo e rapidamente di informare dell'accaduto la casata Minerva, la risposta dei quali non sorprende nessuno. Pur senza aver messo mai gli occhi sull'oggetto, al quale daranno poi il nome di Edro, si insospettiscono e si incuriosiscono per la descrizione e per i rapporti sulle prime analisi compiute. Decidono quindi di trattare la questione col massimo riservo. Ma da quando la guerra dei portali si è conclusa, i sistemi di controllo e di spionaggio delle casate sono stati mostruosamente potenziati. Non passa molto tempo, infatti, prima che il sempre troppo curioso consigliere Nevius Soldraconis scopra la questione. E nel 13° giorno dell'11° mese è Nevius stesso a sottoporre all'Alto Consiglio una formale richiesta d'indagine. Tramite una missiva recapitata a tutti gli altri consiglieri, Nevius farà presente che anche i Minerva, ormai impossibilitati a tenere segreta la questione, sono concordi nel coinvolgere tutte le 13 casate e che si aspetta personalmente la formazione di una delegazione che possa studiare l'Edro. Il 18° giorno dell'11° mese, la delegazione, formata da 4 individui selezionati tra le varie accademie lunariane, giunge a Castello Ulderna, sotto l'egida dell'Alto Consiglio, e inizia a studiare l'artefatto. Dalle prime analisi se ne conferma l'importanza e si aggiunge anzi un importante tassello allo strano mosaico. L'Edro è collegato agli esterni e la cosa suscita rapidamente preoccupazioni. Dal momento che il tempo delle attese è da molto passato, si decide di agire rapidamente e viene richiesta l'assistenza dei maestri di Villegis, in qualità di massimi esperti di esterni e delle energie a loro collegate. Il 25° giorno dell'11° mese, tutti i reggenti e maestri delle rispettive sedi di Villegis vengono radunati sotto chiamata dall'Alto Consiglio. Viene chiesto a me, Hector Valios dell'Accademia Esploratori, di coordinare la squadra operativa ed essere tramite tra le volontà dell'Alto Consiglio e le esigenze logistiche ed operative della spedizione. Il 26° giorno dell'11° mese, io, Cletus, Edmund Deschant e Niobe Pulvis veniamo inviati su Emersia. Giungeremo nella serata, ma ci è precluso l'accesso ai territori di Castello Ulderna. Ci viene fatto presente che, a seguito di non meglio specificate problematiche legate all'Edro, sarebbe meglio attendere fuori che la questione non sia stata risolta. Ci viene offerta ospitalità all'interno di un quartiere tende, con una generosa disponibilità di cibo e senza farci mancare le comodità alle quali, a loro dire, saremmo abituati. La stranezza di questo quartiere tende, però, è che è incredibilmente spazioso e vuoto. Sarebbe da chiedersi se ci si aspetti l'arrivo di qualcun altro. Anzi, è proprio Edmund a formulare a voce alta la domanda che tutti ci stavamo ponendo. Non avremo mai una risposta sicura. Il 27° giorno dell'11° mese inizia con una nostra educata attesa che volge sempre più velocemente verso forte sospetto. Le comunicazioni con l'interno sono sporadiche, farraginose e trasmesse sempre dalle stesse
due o tre guardie mal assortite. Eppure, dopo la guerra dei portali, la guarnigione dovrebbe essere stata potenziata. Ad ogni richiesta di entrare in contatto diretto con gli originali quattro delegati della prima spedizione, essi risultano impegnati, indisposti o comunque indisponibili, a detta delle guardie, rifiutandosi di apparire nonostante le richieste vengano fatte a nome dell'Alto Consiglio. Alto Consiglio che, fra l'altro, non riusciamo a contattare per mancanza di qualunque forma di staffetta. Il borgo limitrofo al castello è completamente deserto e, sempre a detta delle guardie, la causa parrebbe essere stato l'ordine di allontanarsi a causa dell'arrivo del ledro. Sebbene sospettosi, decidiamo di accettare la giustificazione e di attendere entro e non oltre l'alba prima di farci strada con la forza fino all'interno della fortezza. Poco dopo il tramonto, dal castello si odono voci che si alzano, qualche ordine strillato, un urlo improvviso e poi più nulla. Dopo pochi minuti la squadra malassortita di guardie si ripresenta alla porta, palesemente reduce da una schermaglia, con visi madidi di sudore, le vesti lacerate ad armi bianche e sanguinolenti in vari punti. Interrogati ancora una volta, riportano, e cito testualmente, la seguente situazione. «È tutto sotto controllo della casata Denaria e dei primi delegati del Consiglio. Non è necessaria la presenza di nessun altro all'interno, poiché porterebbero solo maggiore confusione. Veniamo quindi invitati ad allontanarci dagli spazi limitrofi al castello, prima che la notte si faccia troppo buia». A quel punto ci è apparso chiaro che fosse necessario prendere in mano la questione. Approntato rapidamente un piano, decidiamo che è arrivato il momento di mostrare ai Denaria quanta più confusione potevamo portare davvero all'interno del castello. Era diventato essenziale per noi comprendere le reali condizioni del fortilizio e del misterioso edro, e sebbene preoccupati per il possibile zampino degli stregoni, sapevamo anche di non poter utilizzare la forza contro una casata minore, per quanto i sospetti fossero fondati. Allo scoccare della mezzanotte del 27° giorno, quando eravamo ormai in procinto di mettere in atto la nostra sortita, siamo stati attaccati dai figli della rovina, sbucati dalla notte stessa. Stretti tra il martello e l'incudine, con le guardie di Denaria che assaltano gli attendamenti durante la notte e il Nexus dal lato opposto, non ci rimaneva che disperderci nella zona circostante in attesa che la notte lasciasse il posto al giorno. Per terribili ore non ho avuto alcuna notizia sulle condizioni dei miei compagni ed amici. Sarà solo molte ore dopo l'alba che riusciremo a ricongiungerci tutti. Mentre Cletus e Niobe rimangono a controllare i movimenti dei Denaria, io ed Edmund ci lanciamo in una corsa per raggiungere il primo centro abitato limitrofo per dare l'allarme. Non si può più attendere. È necessario l'intervento dei guardiani. È il 29° giorno dell'11° mese, quando, finalmente, riusciamo ad entrare in contatto con i guardiani. Le missive inviate e ricevute sono poche, ma incisive. La decisione è unanime. I guardiani scenderanno in campo e faranno la chiamata. Abbiamo chiesto loro di comunicarci quanto prima la data e l'ora del loro arrivo, mentre noi, nel frattempo, continueremo a fare vita da guerriglieri all'interno dei boschi, per sfuggire alle costanti ronde dei Denaria e al pericolo che il buio di Emersia nasconde al suo interno. Ci siamo inoltre messi in contatto con la popolazione locale che ci sta assistendo, dando qualche scarna informazione. È il 30° giorno dell'11° mese. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dall'Alto Consiglio o dai guardiani, ma sono piuttosto sicuro che abbiano ricevuto i nostri messaggi e che si stiano attivando per la chiamata. Speriamo che in pochi giorni siano qui, mentre noi tenteremo di continuare a sopravvivere senza lasciare completamente al fato il destino di Castello Ulderna. E nella mia mente stanca riecheggiano le stesse domande da giorni. Che fine hanno fatto i membri della prima delegazione? Quanto i Denaria sono artefici di questa follia? Ed in ultimo, cosa accade attorno al misterioso edro? Spero che a breve guardiani ed esterni possano venire a fare luce sulla questione, ma adesso devo provare a riposare, perché il mio turno di guardia è fra 3 ore, e resta solo da sperare una cosa, che l'alba che ci aspetta sia più luminosa della lunga notte che stiamo affrontando.